collocate tre gruppi di opere, due opere singole e questa installazione particolarmente grande. E vi dicevo, sono rappresentativi dei tre momenti dello scultore di Solanino: l'esordio, e questi sono gli inizi, la fase della proprietà artistica e poi l'ultima fase della vita artistica dello scultore. Questa prima opera non sembrerebbe neanche un Solanino. Per chi ha un'idea di come sono fatti, qual è lo stile preponderante di Solanino, prego, abbiamo appena iniziato. Dico anche per voi che siete appena giunti, qua sono collocate tre opere rappresentative di tutto l'arco artistico di Francesco Solanino. Una prima struttura in gesso, quest'opera particolarmente grande, e una scultura in bronzo rappresentativa della parte finale della vita artistica. Dicevo, quest'opera in gesso non sembrerebbe neppure appartenere al campionario di Solanino, perché non la collochiamo in Solanino. Dicevo, è un'opera iniziale del 1950, Solanino aveva 24 anni, ed è la prima opera prodotta a Lumazzo nel laboratorio che c'è nel Sipio. Il laboratorio nasce nel 1950 e Solanino inizia con un arte di tipo figurativo, cioè rappresenta davvero la figura umana. Da subito ottiene un certo successo di critica e ha la possibilità di esporre anche in mostre importanti, alla Biennale di Venezia in particolare, ed entra in contatto con gli scultori più votati in quel momento, anche sul piano internazionale. E da subito si lascia un po' contaminare e da lì evolve la sua tecnica. Abbandona l'arte figurativa e passa a un'arte più astratta. La prima una tipologia cubista e poi l'arte informale, con i classici bronzi che lo contraddistinguono. In comune, municipio, sono presenti due opere, una del periodo cubista e l'altra invece del successivo periodo informale. E la particolarità è che tutte e due le opere trattano lo stesso tema. Sono entrambe raffigurazioni sul mito di Prometeo, due figure di Prometeo completamente diverse, perché appunto una cubista, anni 60, l'altra invece scultura informale, anni 70, una in materiale ferrico, l'altra invece in bronzo. Quella cubista è particolarmente geometrica, squadrata, e si vede questo Prometeo, che noi di Italia, la cantoria classica, imprigionato, queste grandi mani che si aggrappano alla sua prigione. Invece l'altra figura di Prometeo rappresenta un altro momento del mito di Prometeo, in cui Titano è incaricato a Zeus di modellare è immaginata come una ruota, in quanto oggi c'è la buona sorte, domani la sorte potrebbe cambiare, e si avvicenda in maniera continua, in maniera ciclica. È una fortuna, così la versione femminile, Madonna, che è quello cosiddetto dell'Uroboros. La scultura si chiama la fortuna come il precedente che aveva visto. Niente anche antropomorfici. Ecco qui, come vi dicevo, quasi svolge dentro come un next, ha delle variazioni, però il tema è sempre quello della figura avvolta a un circolo. Alle pareti sono collocati su questo lato tre bassorilievi. Li chiamo bassorilievi, ma non sono bassorilievi. Sono delle tracce realizzate
con la stessa tecnica che abbiamo visto di là con la traccia di grandi dimensioni. Questo ovviamente a partire da matrici molto più piccole. Ora, matrici che contengono, come nell'altro caso, cioè ti serve la pressione, l'aspetto astratto, ma anche con degli elementi incandescenti su fattori in cielo. Sono disegnati, sono impressi dei corpi. E avvicinandovi potete notare nel dettaglio anche la cura con cui sono realizzati queste opere del Somaini. Questa è traccia in una materia ostile, probabilmente perché l'impasto che fu predisposto per accogliere il movimento della matrice, origine, probabilmente risultò particolarmente ruvido, rudimentale, e quindi diede probabilmente per questo motivo per dentro il comunext, che appunto gli è dato. Bellissima struttura architettonica. Per poter vedere più da vicino la traccia che si trova al piano superiore, saliamo di livello. Mantenere come next. Questa traccia è anche quella superiore, a differenza delle altre, sono tra i pochi esempi in cui l'aspetto antropomorfico viene un po' meno e anche il titolo cambia completamente. Queste sono tracce macabre. Queste opere piccole sono in realtà preparazioni, modelli che lui immagina per essere creati in scala grandissima. Ci sono addirittura delle fotografie di vie di New York in cui lui immagina sculture grandi come grattacieli, oppure immagina sculture che da una parte all'altra di una strada congiungano i due lati, piuttosto che anche queste tracce sono pensate tutte per essere fatte in grandissime dimensioni. Adesso questo si esporti da qualche parte, ma immagino che è l'offerta. Speriamo di avere spazio. Si trovi ambiti operativi. Ti dice di produzione quanti piccoli, quanti tempo reali, quanti prodotti e quante tonnellate. Serve anche per sensibilizzare i ragazzi. Inoltre, presso le piccole
che è la libreria piccola che c'è in Via Pace, è disponibile, sì, è disponibile il catalogo della mostra ed è un libretto realizzato appositamente per questa edizione e raccoglie rapporti sommarini, ci sono immagini in cui si mostra lo studio di Sommarini, Sommarini al lavoro nel suo laboratorio con i mazzesi che lo aiutavano. È particolarmente riuscito, ma non è la prima, se vi interessa approfondire queste cose. Aspetto che rinnovo un invito per quelli e spero che vi sia piaciuta la necessità. E una sua particolarità, quella che punzionava le opere terminate, oltre a firmarle, funzionava con un marchio in cui era scritto eseguito in Lomazzo, Como, Italia, che è il sottotitolo anche di questa testa nostra, eseguito in Lomazzo. Era talmente legato a Lomazzo che diceva dal Prato, riferendosi a come era il centro di Lomazzo, soprattutto nella zona dello studio, dal Prato io vado a New York, dalla città, riferendosi a Como, resto nella città. Per dire che appunto da Lomazzo riusciva a trarre ispirazione, perché era un ambiente per lui particolarmente tranquillo, nella città avrebbe avuto tante distrazioni, teneva il fatto che sono amici nella sala sonora delle campagne di 2002, invece qua riusciva a trovare l'ispirazione opportuna per creare quella che ha poi fatto. Per cui siamo anche orgogliosi di questo. Grazie. Grazie. Realtà qui ospitato il Comunext Parco Scientifico di Lomazzo, una bella iniziativa. Servi saluti il Zennaro, eh? Senz'altro. Salve. Della visita sia della Musa di Sommarini e sia del meritevole Comunext Parco Scientifico Tecnologico della Vecchia Finlandia dell'omonimo della padre del nonno dell'omonimo scultore e artista.
Ich war nicht.